Salve ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi torniamo a parlare di personaggi oscuri. Non so se vi ricorderete, ma nel corso di esistenza del mio canale vi ho parlato solamente una volta, se non sbaglio, di personaggi inquietanti donne. Mi ricordo bene di avervi parlato di Veronica Saibo, che come al solito, se non vi ricordate il video, ve lo lascio qui su. Ma per il resto sono stati tutti criminali uomini, diciamo. Oggi invece vi racconto la storia di una di probabilmente le più grandi serial killer italiane, ricordata da tutti come la saponificatrice di Correggio. Probabilmente avrete già capito chi è, forse avrete visto qualche altro video da qualche parte, però ho pensato che comunque potevo dare il mio contributo. Stiamo parlando di Leonarda Cianciulli. Leonarda non è quella serial killer che ha ucciso tantissime persone, tipo Jeffrey Dahmer, che se vi ricordate vi avevo messo tutte quante le vittime con la data di morte, le fotografie, proprio un vero e proprio necrologio. Se non vi ricordate anche quello di Jeffrey Dahmer, sempre qui. Però questa donna è stata comunque molto efferata nei suoi crimini, che seppur sono stati solo tre, sono stati piuttosto violenti. Queste sono state tre donne. Il soprannome la saponificatrice di Correggio arriva proprio dal suo modo di uccidere le vittime, perché una volta averle uccise, ebbene sì, ci faceva il sapone. Comunque, non vi faccio perdere altro tempo e vi presento subito la storia di Leonarda Cianciulli, la saponificatrice di Correggio. Ci troviamo a Montella, 1894. Il 14 aprile venne alla luce Leonarda Cianciulli, ultima di sei figli da Mariano Cianciulli e Serafina Marano, vedova e con due figli. Fu costretta da 14enne a sposare un giovane di Firenze che l'aveva violentata e di cui era rimasta incinta. Da bambina Leonarda soffriva di epilessia e tentò più volte di togliersi la vita. Durante la sua prigionia scrisse il memoriale, da cui vi riporto fedelmente alcuni estratti. Cercai due volte di impiccarmi. Una volta arrivarono in tempo a salvarmi e l'altra si spezzò la fune. La mamma mi fece capire che le dispiaceva di rivedermi viva. Una volta ingoiai due stecche del suo busto, sempre con l'intenzione di morire, e mangiai dei cocci di vetro. Non accadde nulla. Nel 1917, all'età di 23 anni, sposò Raffaele Panzardi, un giovane di Lauria ed impiegato del catasto a Montella. I genitori di Leonarda non furono per niente soddisfatti della sua scelta, perché volevano che lei sposasse un suo cugino che i suoi stessi genitori avevano scelto per lei. Sua madre pensò bene di farle lanciare una maledizione nei suoi confronti la sera precedente alle nozze. Leonarda si staccò da lei, troncando tutti i rapporti. La terribile profezia esclama: «Ti mariterai, avrai figliolanza, ma tutti moriranno i figli tuoi». In punto di morte, la madre non perse occasione per augurarle di nuovo una vita piena di sofferenze. Pare che questo maleficio ebbe effetto. Le sue prime 13 gravidanze si conclusero con 3 aborti spontanei e 10 morti in culla. Leonarda decise di ricorrere all'aiuto di una strega locale, la quale annullò il maleficio e la donna riuscì finalmente a terminare le sue 4 gravidanze con successo. Questi bambini divennero un bene inestimabile per la madre, che avrebbe fatto qualunque cosa per proteggerli. Non potevo sopportare la perdita di un altro figlio. Quasi ogni notte sognavo le piccole bare bianche, inghiottite l'una dopo l'altra dalla terra nera. Per questo ho studiato magia. Ho letto i libri che parlano di chiromanzia, astronomia, scongiuri, fatture e spiritismo. Volevo apprendere tutto sui sortileggi per riuscire a neutralizzarli. La coppia si trasferì a Lauria dal 1921 al 1927 e poi a Lacedonia. A seguito del terremoto del Vulture,
Gli sposi si trasferirono a Correggio. La gente la etichettò subito come una poco di buono, una persona malvagia e calcolatrice, a cui stare solo che alla larga. Ad alimentare questo parere della gente c'erano due condanne, una per furto e l'altra per minaccia a mano armata con un pugnale. E questo sempre a carico di anziani e persone facilmente raggirabili. In Emilia-Romagna il marito continuava a lavorare, ma guadagnava appena quello che bastava a sostenere la famiglia. Leonarda, per risollevare un po' l'economia della famiglia, si diede al commercio di abiti e mobili, ma offriva anche dei servizi di chiromanzia. Nonostante la cattiva fama che si era fatta a Correggio, era solita ospitare persone in casa ed intrattenerli con aneddoti e offrendo loro dei biscotti fatti da lei. Ma soprattutto, frequentava molto tre donne sole, che pur non essendo molto giovani, desideravano molto ricostruire la loro vita affettiva da un'altra parte. Leonarda decise di attirarle tutte e tre nella sua trappola per ricevere la grazia che desiderava. In quei giorni fu lasciata dal marito e i suoi tre figli minori rimasero con lei, ma il più grande, nonché il suo prediletto, rischiava di essere chiamato al fronte per combattere la Seconda Guerra Mondiale, e questo Leonarda non poteva assolutamente sopportarlo. Per questo motivo decise di ricorrere alla magia per risolvere le sue pene ed iniziò a fare sacrifici umani in cambio della vita di suo figlio. Ella dichiarò in tribunale: «Non ho ucciso per odio o per avidità, ma solo per amore di madre». Inoltre affermò davanti al giudice di aver sognato sua madre e di averle suggerito lei stessa di intraprendere quella strada. La prima vittima, nonché la più anziana, fu Ermelinda Faustina Setti. Era il 1939 e la signora aveva 70 anni. Ermelinda si confidava spesso con Leonarda della sua volontà di trovare un altro uomo. Le fu promesso dalla stessa Leonarda un marito a Pola. Le intimò di non dire assolutamente niente a nessuno e la mattina della partenza, il 17 dicembre, si fece firmare una delega per gestire i suoi beni. Purtroppo Ermelinda non partì. Leonarda la uccise a colpi di accetta, la sezionò in 9 parti e raccolse il sangue in un catino. Gettai i pezzi nella pentola, aggiunsi 7 kg di soda caustica che avevo comprato per fare il sapone e rimescolai il tutto finché il corpo sezionato si sciolse in una bottiglia scura e vischiosa, con la quale riempì alcuni secchi che vuotai in un vicino pozzo nero. Quanto al sangue del catino, aspettai che si coagulasse, lo feci seccare al forno, lo macinai e lo mescolai con farina, zucchero, cioccolato, latte e uova, oltre a un pochino di margarina, impastando il tutto. Feci una grande quantità di pasticcini croccanti e li servì alle signore che venivano in visita, ma ne mangiammo anche Giuseppe e io. La seconda vittima fu Francesca Clementina Soavi, un'insegnante che aveva ricevuto l'offerta di lavorare in un prestigioso collegio femminile da quella che lei riteneva un'amica. La mattina del 5 settembre 1940 Francesca si presentò a casa di Leonarda e dopo aver firmato la stessa delega di Ermelinda fu uccisa anche lei a colpi d'ascia. La gente iniziava a sospettare qualcosa anche perché la vittima aveva infranto la promessa di non raccontare niente a nessuno. L'ultima vittima fu Virginia Cacioppo, un soprano di successo, che aveva ricevuto un'allettante offerta di lavoro a Firenze. Ma indovinate un po', non ci arriverà mai. La dichiarazione di Leonarda fu: finì nel pentolone come le altre due, ma la sua carne era grassa e bianca. Quando fu disciolta, vi aggiunsi un flacone di colonia e dopo una lunga bollitura ne vennero fuori delle saponette cremose. Anche i dolci furono migliori. Quella donna era veramente dolce. Fu inevitabile che tante persone si insospettirono per queste scomparse,
anche se le vittime non avevano famiglia e la colpa ricadde immediatamente su Leonarda. Inizialmente respinse ogni accusa, ma le prove contro di lei si fecero schiaccianti e fu arrestata. La Gianciulli, davanti al commissario Serrao, si dimostrò molto reticente e rivelò i particolari poco alla volta. Dichiarò prima di tutto di aver ucciso la Cacioppo, d'accordo con un parroco, distrutto il cadavere tramite saponificazione e aver gettato i resti nel canale di Correggio. Solo in seguito confesserà di aver ucciso anche le altre due vittime. Davanti all'agente di polizia Valli, che le domandò che fine avesse fatto fare alle tre donne, le rispose: «Ebbene, me le ho mangiate le mie amiche. Se vuole essere mangiato anche lei, sono pronta a divorarlo. Le scomparse me le avevo mangiate una in arrosto, una stufato e una bollita». E nelle sue memorie aggiunse anche una frase inquietante: «Se sapeste cosa c'era di verità in queste parole». La Gianciulli confessò di aver ucciso le donne, distrutto i corpi facendoli bollire in un pentolone pieno di soda caustica portata a 300 gradi, creato saponette con l'allume di rocca e la pece greca, disperso i resti nel pozzo nero e conservato il sangue per farlo attecchire al forno e mischiarlo insieme al latte e cioccolato per farci i biscotti. Questi vennero dati da mangiare ai figli, che credeva così di salvare da una morte misteriosa. La Gianciulli fu dichiarata colpevole di triplice omicidio, distruzione di cadavere tramite saponificazione e furto aggravato, con la pena di 15.000 lire, 30 anni di reclusione e 3 da scontare in un ospedale psichiatrico. Di fatto la Gianciulli entrerà solo in manicomio, ma non ne uscirà più. Morì dopo 24 anni, il 15 ottobre 1970, nel manicomio di Pozzuoli, all'età di 77 anni, per un colpo apoplettico. Venne sepolta nel cimitero di Pozzuoli, in una tomba per poveri. Adesso, come sempre, la parola aspetta a voi. Cosa ne pensate di questa storia? È possibile che la donna avesse risentito dei suoi traumi da giovane, dell'operato della madre, oppure che sia stata una mente criminale sin dall'inizio? E voi? Visitereste mai la sua casa? Scrivetemelo in un commento qui sotto. Bene ragazzi, anche questo video finisce qui. Io vi ringrazio per averlo visto, se vi è piaciuto lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale se i miei video vi piacciono e non dimenticatevi di cliccare sulla campanellina, in questo modo non vi perderete nessun video che caricherò e condividete anche questo video. Io vi saluto, ci vediamo alla prossima e un bacione a tutti!